Buongiorno, ecco il primo occhiolino. Buongiorno, buongiorno. Allora. Buongiorno Tania, buongiorno Luca. Aspettiamo come al solito qualche istante, così diamo il tempo a chi vuole di srotolare il tappetino per praticare insieme questa mattina. Una giornata oggi decisamente migliore rispetto a ieri, almeno c'è un po' di sole. Quando c'è il sole è tutto più allegro, almeno per me. Io proprio le giornate grigie non le sopporto, ma sfido chiunque a sopportarle comunque. Ciao Gabri, buongiorno. Ok, ancora qualche minuto e poi partiamo per questa pratica del giovedì. Facciamo oggi una pratica un po' energizzante, così che possiamo affrontare la giornata con maggiore energia. Ok, per questa pratica non serve niente in particolare se non il solito supporto, coperta o cuscino, insomma, il cuscino va bene purché sia un cuscino comunque abbastanza non troppo morbido, quindi deve comunque essere un supporto che sostiene, da tenere sotto gli ischi per stare seduti. Poi per il resto non serve altro, solamente il tappetino. E la buona volontà. Ok, dai, io direi ancora un minutino e poi iniziamo. Sono le 11 e un minuto adesso, quindi diamo il tempo a qualcun altro. Se ha voglia di unirsi a noi. Ok, io comincio a prendere posizione, quindi invito anche voi a mettervi seduti sul vostro tappetino in una posizione comoda, come al solito, come ormai sapete. Oh, la musica si sente, non si sente. Ok. Allora, ci mettiamo seduti. Gambe incrociate o se preferite un piede davanti all'altro. Comunque scegliete voi una posizione che sia comoda per voi, ok? Usate il vostro supporto sotto gli ischi se ne avete bisogno, se ne sentite la necessità e soprattutto per far sì che le vostre ginocchia siano in linea con le anche. Ok? Bene. Ecco anche David, buongiorno. Ok, dai, allora iniziamo. Cominciamo
sciogliersi un po', a stiracchiarsi un po'. Fate proprio dei movimenti, proprio come se voleste stirarvi appena svegliati. Proprio come se delle cose piacevole, ok? Bene. Ok, e poi una volta trovata la vostra posizione, chiudete gli occhi. E cominciamo a prendere contatto con il nostro corpo, con consapevolezza. Cominciamo ad osservare come ci sentiamo questa mattina, come stiamo seduti sul tappetino questa mattina, se ci sentiamo comodi, se abbiamo delle tensioni. Sentiamo ogni singolo punto di contatto del nostro corpo. Portiamoci l'attenzione. Sentite il vostro, osservate il vostro lato destro e il vostro lato sinistro. E fate caso a come li percepite. Può darsi che vi sentiate anche magari più su un lato rispetto che su un altro. O magari vi sentite belli centrati. L'importante è che ci facciate caso. Ok, adesso portate l'attenzione al respiro. Sentite l'aria che entra ed esce dalle narici. In maniera fluida. L'aria che dalle narici percorre tutto il vostro corpo, passando dal torace, l'addome, fino al perineo. E con l'espiro torna indietro e tutto torna naturale. Provate proprio a visualizzare quest'aria che entra dentro il vostro corpo, che fa espandere il torace, fa espandere l'addome e con l'espiro l'aria esce. E tutto ritorna neutro. Se qualche pensiero si affaccia, provate ad osservarlo senza giudicarlo e provate a lasciarlo andare. E concentratevi solamente sul vostro respiro. E proviamo proprio durante tutta la pratica a tenere questa attenzione al nostro respiro e al nostro corpo. Godiamoci questa pratica adesso, in questo momento, senza pensare a quello che succederà dopo o a quello che è successo prima. Stiamo in contatto con noi stessi, qui ed ora. Ok, adesso facciamo un bel inspiro profondo, solleviamo le spalle. E all'espiro riabbassiamo le spalle e lentamente riapriamo gli occhi. Ok. Bene. Adesso semplicemente facciamo delle rotazioni con la testa, prima a destra in maniera molto lenta, sentendo proprio il collo che si stiracchia tutto.
e la, alterniamo i lati, destra e sinistra, e lo facciamo per 3 volte per lato. Cercate di farlo in maniera molto molto lenta. Se avete un po' di dolore al collo, basterà che facciate dei movimenti più piccoli, dei cerchi più piccoli. Ascoltate il vostro corpo e cercate di capire quello che vuole dirvi. E ancora a sinistra. E per la terza volta a destra. Andiamo al centro con la testa. Ok, adesso ci allunghiamo sul lato con la mano sinistra, ci allunghiamo di lato, allunghiamo proprio tutto il lato sinistro, cercando di mantenere l'anca destra ben attaccata al tappetino, e poi lentamente allunghiamo il braccio destro sopra la testa. Bello lungo, eh? Non tenete il braccio con il gomito piegato, ma allungato come se il braccio fosse una freccia che punta fino alla punta delle dita, e sentite come tutto il lato destro si allunga. Respirate. E poi, seguendo la mano destra che torna, torniamo anche noi. Dall'altra parte, prima mi allungo, allungo tutto il lato sinistro, e poi per ultimo allungo il braccio e respiro. Rimanete nella posizione, continuate a respirare ancora. Poi lentamente, seguendo la mano sinistra con lo sguardo, torniamo al centro. Quindi movimenti, non fate movimenti di scatto e veloci, ma sempre movimenti lenti, in modo che possiate portare sempre la consapevolezza a quello che state facendo, ok? Bene, adesso ci portiamo per la lunghezza del materassino. E lentamente, srotolando una vertebra dopo l'altra, ci portiamo con la schiena completamente a terra. E qui facciamo una respirazione. Allora, ve la faccio vedere. Prima guardate e poi la facciamo. Allora, da qui inspiro e espirando porto le mani con i dorsi che si guardano in mezzo alle cosce, espirando, espiro con la bocca aperta facendo rumore, proprio così, ok? Aprendo proprio la bocca e buttando fuori, e inspirando torno e rilascio completamente, e di nuovo espiro. E quando penso di aver buttato fuori tutta l'aria, mi prendo per le cosce qui dietro e butto fuori l'aria che è rimasto, perché ci rimane sempre un po' di aria. E inspirando rilascio. E di nuovo. Inspiro, rilascio. E quando butto fuori l'aria è come se volessi buttare fuori tutte le tensioni, le preoccupazioni e i pensieri. E inspiro, rilascio. E di nuovo. E inspiro, mi raccomando, è importante il rilasciare il corpo durante l'inspiro, quando tornate nella posizione, ok? E di nuovo. E
adesso attenzione, espirando con la bocca aperta e tiro fuori anche la lingua in questo modo. Ok? Quindi da qui inspiro, espiro, tiro fuori la lingua. Espiro, rilascio e di nuovo. E inspiro, rilascio. E ancora. E inspiro, rilascio. Se avete fastidio al collo, potete mettere le mani incrociate dietro la nuca. E rilascio. E rilascio. Facciamo gli ultimi 5. E rilascio. Sentite anche l'addome come si attiva. E rilascio. E rilascio, facciamo l'ultimo. E rilascio. E riportiamo il respiro a un ritmo normale. E provate ad osservare che cosa è successo al vostro respiro, se è cambiato qualcosa rispetto a prima, se magari lo sentite più fluido, più profondo, magari non è successo niente, però l'importante è che ci facciate caso. Ok, adesso apriamo le braccia in questo modo, quindi e portiamo le ginocchia tutte e due al petto. E poi lentamente espirando portiamo tutte e due le ginocchia verso destra. La testa va verso sinistra. E respiriamo nella posizione. Inspiro, torno al centro ed espirando lentamente vado verso sinistra con le ginocchia e la testa va verso destra. E torno con le ginocchia al centro. Da qui ruoto sul fianco destro e ci portiamo seduti sul tappetino e andiamo in Baddha Konasana, quindi uniamo i piedi possibilmente il più possibile vicino al bacino, questo dipende chiaramente dalle vostre anche, quindi quanto il vostro corpo vi dice che potete avvicinare i talloni al bacino. Da qui appoggiamo le mani dietro, proprio in questo modo, e appoggiate anche i polsi. E da qui, guardate, avviciniamo le scapole, portiamo lo sterno verso l'alto. Sentite le scapole che si avvicinano. Palmi delle mani a terra, scapole che si avvicinano, sterno verso l'alto. Apriamo il cuore. E cerchiamo di sentire la pesantezza delle ginocchia che cadono verso il pavimento. In questa posizione i piedi, so che molte volte si dice di tenere le piante dei piedi ben attaccate insieme. Ecco, provate invece adesso a staccare, ad aprire le piante dei piedi, così come se fosse un libro. Quindi come se voleste andare a toccare il pavimento con il collo del piede, quindi aprire qui le piante dei piedi. Sentite questo come vi fa lavorare di più sulle anche. E respirate, sentite bene questa apertura sia delle anche che del torace.
poi chiudo le ginocchia. Benissimo, da qui ci prepariamo per fare Navasana. Quindi cerchiamo l'equilibrio, prima di tutto, sul nostro coccige. Quindi proviamo a sollevare i piedi e a trovare l'equilibrio. Allora, dovete cercare di avvicinare le costole alle cosce, in modo di non fare questo con la schiena, perché questo vi fa crollare. Quindi da qui, costole che si avvicinano alle cosce. Vedete come la schiena subito va verso l'alto. Lo so, non è facile, ma cerchiamo di mantenere questo, quindi costole vicino alle cosce. Portiamo le gambe a 90 gradi, così, con il ginocchio piegato a 90 gradi, e proviamo a trovare l'equilibrio intanto in questa posizione. E giù, riposo. Un bel respiro e ci riproviamo. Costole vicino alle cosce. E da qui proviamo a stendere le gambe in Navasana. Respira, respira, ancora, e riposo. Non vi preoccupate se non riuscite a trovare l'equilibrio in questa posizione, non riuscite a stendere le gambe, piano piano, non vi arrabbiate, se si cade, si rifà e si prova, ok? Quindi non bisogna mai arrabbiarsi se le cose non ci vengono. Se succede che cadiamo all'indietro, niente, poco male, ci riproviamo. Quindi di nuovo, stendo le gambe in Navasana. Vedete, anch'io se crollo con la schiena, tendo ad andare indietro. Ok, di nuovo. Potete stare anche con le ginocchia piegate, cercando di portare le costole verso le cosce. È già un buon esercizio per l'equilibrio. Respira e riposo. Ok. Beh, adesso ci portiamo a quattro zampe e facciamo un padaglia per andare a scaldare e a rivitalizzare un po' anche i piedi. Quindi da qui, questo è un esercizio che chi mi segue già lo conosce. Allora andiamo a mettere insieme gli alluci con le dita flesse in questo modo. Gli alluci, mi raccomando, devono essere ben attaccati insieme. Alluci e talloni. Se però qualcuno di voi soffre magari un po' di alluce valgo, può staccare un po' i talloni, ma gli alluci è importantissimo che siano ben attaccati insieme, quindi fateci veramente molta attenzione. Ok, da qui inspiro e vado a sedere sui talloni con le dita flesse. Se è troppo forte come posizione, lascio le mani appoggiate a terra in modo da scaricare il peso. Quindi inspiro e poi riallungo i piedi, vedete il collo del piede lungo, e espirando lo vado a stirare bene e faccio questo movimento. Inspiro, fletto le dita, espiro, allungo il collo del piede e di nuovo inspiro, espiro, allungo. A seguire il movimento, a fare il movimento seguendo il vostro respiro. Ancora.
Ok, adesso attenzione, rimaniamo nella posizione con le dita flesse. Quindi anche qua scegliete qual è la posizione più giusta per voi. Quindi o con il bacino proprio appoggiato sui talloni, oppure appoggio le mani a terra per scaricare un po' il peso. Andiamo ad allargare bene tutte le dita dei piedi, anche i mignolini che spesso rimangono schiacciati sotto, tutti le altre dita. E adesso da qui andiamo a fare delle rotazioni con la testa sull'asse, quindi porto avanti il mento e faccio delle rotazioni, poi indietro e avanti. Lo facciamo per 3 volte. 2. E 3. E cambio direzione. Vado ad allungare di nuovo i piedi. E anche qua, a seconda di, sentite voi qual è la vostra necessità. Se stare così è troppo poco, potete sollevare un ginocchio alla volta. Oppure potete andare proprio indietro con le mani e sollevare tutte e due le ginocchia insieme. Sentite come stira molto di più il collo del piede. Anche qui trovate voi la vostra giusta misura. Ok, poi andiamo ad appoggiare gli avambracci a terra e rimaniamo qualche istante a osservare quello che è successo ai nostri piedi. Sentiamo come li sentiamo proprio i piedi adesso, scusate il gioco di parole. Sentite come tutto si è riattivato, può darsi che sentiate un formicolio. È proprio l'energia che si riattiva. Ok, da qui allungo prima la gamba destra e la stiro proprio bene, 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 bene. Sento allungare proprio tutta la gamba, tutti i muscoli, il polpaccio. E poi vado a scuoterla. La scuoto bene bene dall'anca, come fanno i cagnolini quando, i cani insomma, quando escono dall'acqua che si scrollano l'acqua di dosso. Uguale noi con la gamba. E appoggio. Andiamo dall'altra parte. Stiro bene. Allungo, allungo, allungo. E poi vado a scuotere. E torno. Ok. Mi allungo in Dharmikasana. Appoggio il bacino sui talloni. E mi allungo. Cercate veramente di non staccare il bacino dai talloni. Ecco, in questo caso se avete la copertina, se qualcuno ha difficoltà ad arrivare con la fronte a terra, se avete lì vicino a voi una copertina o un cuscino, la mettete a supporto, ok? In modo da veramente allungare e rilassare il più possibile. La mettete qui sotto la fronte a supporto. Adesso da questa posizione portiamo le braccia dietro la schiena, intrecciamo le dita delle mani e proviamo ad avvicinare le scapole, stendere i gomiti. Respirate, avvicinate le scapole. E poi espirando lentamente risciogliete la posizione e torniamo su. Ok, ci prepariamo
prepariamo adesso per fare il nostro Adho Mukha Svanasana. Qui siamo già in ginocchio, portiamo le mani con le dita ben aperte, più avanti delle spalle. Se avete difficoltà a stendere i gomiti in questa posizione, ok, provate a girare leggermente in fuori le dita delle mani. Provate, ok? Da qui giriamo le dita dei piedi ed espirando ci allunghiamo in Adho Mukha Svanasana, al cane a faccia in giù. Tiro forte dalle gambe. Sono le gambe forti che tirano indietro che mi fanno allungare la schiena. Le spalle si allontanano dalle mani. E respiro e sento come si allunga tutta la parte posteriore del mio corpo. Ok, da qui cammino verso le mani fino ad arrivare in Uttanasana. E mi lascio andare. Gambe stese. Se non arriviamo a terra, ci prendiamo i gomiti. Adesso vado ad appoggiare le mani sotto le ginocchia, mi raccomando, non sulle ginocchia, ma sotto, quindi sugli stinchi praticamente. Da qui allungo il busto, ombelico verso la colonna, bacino che tira indietro, e busto, testa in linea, torace parallelo al pavimento. E da qui inspiro, sollevo le braccia e poi piegando le ginocchia ritorno giù, appoggio le mani a terra, ritorno in Adho Mukha Svanasana. Stiro, stiro bene. E di nuovo cammino verso le mani, Uttanasana. Mani sotto le ginocchia, allungo bene il busto, testa in linea, ombelico verso la colonna, inspiro, sollevo le braccia ed espirando lascio tutto andare piegando le ginocchia, riappoggio le mani a terra, di nuovo Adho Mukha Svanasana. Stiro, stiro bene. E ancora, cammino verso le mani, Uttanasana. Mani sotto le ginocchia, allungo il busto, parallelo al pavimento, gambe ben tese, inspiro, sollevo le braccia, e espiro giù. E da qui lentamente srotolo la colonna, una vertebra dopo l'altra, lasciando per ultima la testa, e vengo su. E non mi si vede più. Ok, alziamo un po'. Bene, adesso che ci siamo scaldati, facciamo visto che questa giornata c'è anche un po' di sole, facciamo un bel saluto al sole, ok? Dunque, lo dico sempre perché ci sono tante versioni di saluto al sole,
Quindi magari ci sta che qualcuno di voi ne conosca una diversa da quella che faccio io. Va benissimo, nel senso che, ripeto, ci sono molte varianti del saluto al sole. Questa che faccio io è la classica, la tradizionale, è il tradizionale saluto al sole della Hatha Yoga. E, quindi non ce n'è una meglio dell'altra, vanno bene tutte, sono tutte giuste e va benissimo. Quindi se vi va, seguite, se non la conoscete, seguite quella che faccio io. La facciamo molto lentamente, in modo da chi non conosce la sequenza riesce a seguirla meglio. Chi la conosce ce la gustiamo, ce la proprio, la facciamo proprio con consapevolezza dall'inizio alla fine, gustandocela, ok? In maniera molto lenta. Quindi partiamo in cima al tappetino. Ok. Rimaniamo qualche istante in Tadasana. Sentiamo la verticalità del nostro corpo, i piedi che spingono bene al pavimento. Se riuscite a seguire la pratica del saluto al sole anche con il respiro, meglio. Però se non siete molto pratici della sequenza, non vi fissate sul respiro, perché poi vi incartate. Quindi provate a farla, e poi piano piano, via via che acquisite più con il corpo, acquisite meglio questa sequenza, poi allora potete anche metterci il respiro e gustarvela ancora di più. Provateci, però non vi incartate se non vi viene, ok? Da qui, inspiro, braccia su, unisco i palmi delle mani, faccio un leggero arco con la schiena. Espiro, vado giù in Uttanasana. Inspiro, tiro sulla testa. Espiro, passo indietro con il piede destro. Appoggio il ginocchio, sterno su verso l'alto. Appoggio le mani a terra, inspiro ed espirando vado in Adho Mukha Svanasana. Mi sistemo bene nella posizione, mi allungo. E da qui, attenzione, appoggio le ginocchia a terra. Vado giù con lo sterno, lasciando il bacino in alto e scivolo nel cobra. Sterno verso l'alto. Giro le dita dei piedi, ritorno in Adho Mukha Svanasana. Mi allungo molto bene, 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 bene. E poi inspirando faccio un grande passo con il piede sinistro in mezzo alle mani. Sterno su. Unisco i piedi in Uttanasana. E srotolando la colonna, inspiro portando le braccia sopra la testa. Unisco i palmi delle mani e porto le mani in Ajna Mudra davanti allo sterno. E da qui di nuovo ripartiamo. Inspiro, mano verso l'alto, in alto la schiena. Espiro. Poggio le mani a terra. Inspiro, testa su. Espiro, faccio un grande passo con il piede sinistro, appoggio il ginocchio esterno verso l'alto. Inspiro, appoggio le mani. Espiro, Adho Mukha Svanasana. E da qui, Ashtanga Namaskara. Appoggio le ginocchia a terra. Abbasso lo sterno, bacino su e scivolo nel cobra. Giro le dita dei piedi, ritorno in Adho Mukha Svanasana. E poi da qui faccio un grande passo, porto il piede destro in mezzo alle mani. Sterno su.
unisco i piedi in Uttanasana e srotolo la schiena. Inspiro, braccia sopra la testa, unisco i palmi delle mani in Anjali Mudra e le porto davanti al cuore. E poi braccia lungo il corpo, ritorno in Tadasana e respiro. Abbiamo fatto un ciclo di saluto al sole. Rimaniamo in Tadasana qualche istante e ripartiamo per il secondo ciclo, ok? Respira. Ok, inspiro braccia su, unisco i palmi, faccio un leggero arco con la schiena. Espiro Uttanasana. Inspiro testa su, espiro faccio un grande passo con il piede destro a terra, sterno su, appoggio le mani a terra, inspiro ed espirando Adho Mukha Svanasana. Appoggio il ginocchio in terra, Ashtanga Namaskara e scivoliamo nel cobra. Giro le dita dei piedi e torno in Adho Mukha Svanasana. Portiamo il piede sinistro in mezzo alle mani. Sterno su e unisco in Uttanasana. Srotolo la schiena, inspiro braccia su e mani al petto. E di nuovo, inspiro braccia su e espiro giù. Inspiro testa su. Espiro, faccio un grande passo col piede sinistro, appoggio il ginocchio esterno verso l'alto. Appoggio le mani e vado in Adho Mukha Svanasana. E mi allungo bene. Appoggio le ginocchia, Ashtanga Namaskara. Esterno bacino rimane verso l'alto e scivolo nel cobra. Bhujangasana. Giro le dita dei piedi, ritorno in Adho Mukha Svanasana. Faccio un grande passo col piede sinistro in mezzo alle mani. Chiudo. E srotolo la schiena. Mani davanti allo sterno e giù. Rimaniamo in Tadasana. Inspiro braccia su, Uttanasana, testa su, faccio un grande passo con il piede sinistro, appoggio il ginocchio esterno su, Adho Mukha Svanasana, Ashtanga Namaskara, scivolo nel cobra, giro le dita dei piedi, torno nel cane, porto il piede destro in mezzo alle mani, esterno su, Uttanasana, srotolo la schiena, inspiro braccia su, e Tadasana, e rimanete nella posizione di Tadasana, respirate, riportate il respiro
al ritmo normale. Ok, ci prepariamo per fare l'ultimo ciclo, ne facciamo almeno tre, no? Va bene? Quindi ci prepariamo per fare l'ultimo ciclo di saluto al sole. Inspiro braccia su, espiro uttanasana, inspiro testa su, espiro passo indietro con il piede destro, sterno verso l'alto, inspiro appoggio le mani, espirando Adho Mukha Svanasana, e poi Ashtanga Namaskara. E scivolo nel cobra. Giro le dita dei piedi. Torno nel cane a faccia in giù. Inspirando porto il piede sinistro in mezzo alle mani. E poi unisco i piedi in uttanasana. E lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, inspiro, porto le mani sopra la testa, unisco in Hanasana Mudra e mani nel cuore. E di nuovo inspiro su, espiro giù. Inspiro testa su, espiro, faccio un grande passo con il piede sinistro indietro. Inspiro mani a terra, espiro Adho Mukha Svanasana. Ginocchia a terra, Ashtanga Namaskara, vado giù con lo sterno, il bacino rimane su per scivolare poi nel collo. Giro le dita dei piedi, torniamo in Adho Mukha Svanasana. E poi facciamo un grande passo e portiamo il piede destro in mezzo alle mani. Chiudo in Uttanasana. E lentamente srotolo, lasciando per ultima la testa. Inspiro, porto le mani sopra la testa, unisco i palmi in Anjali Mudra. Ed espirando, porto le mani davanti al cuore. Rimango qualche istante, qualche respiro. Poi riporto le braccia lungo il corpo, nella posizione di Tadasana, e rimaniamo in ascolto. Facciamo tornare il nostro respiro al ritmo normale. Sentiamo l'aria che entra ed esce dalle nostre narici in maniera fluida. Sentite i piedi che spingono bene nel pavimento. Sentite i piedi che spingono verso la terra. E nello stesso tempo un'energia, una forza che dalla sommità della testa vi tira verso l'alto. Le braccia sono distese lungo il corpo e consapevoli, con le dita ben stese, che puntano verso il pavimento. I piedi alla larghezza delle anche. E adesso, da questa posizione, quando inspiriamo, contraiamo forte il perineo come se volessimo risucchiare un'energia dalla terra e con l'espiro lo rilasciamo. Lo ripetiamo per 5 volte. Inspiro, contraggo, espiro, rilascio. Inspiro.
respiro contraggo. Facciamo per l'ultima volta. Lentamente, srotolando la schiena e tornando verso il tappetino, anzi no, prima facciamo questo, scusate, apriamo le gambe, una bella larghezza, quanto ci consentono le nostre gambe di tenere la posizione, quindi quando sentite che se aprite troppo non riuscite a tenere la posizione, quindi anche qui trovate la giusta misura. Arco nel piede, qui, quindi spingete la base dell'alluce a terra e il tallone esterno, forti nel pavimento in modo da formare l'arco nel piede. Da qui inspiro, braccia su, gambe forti, stesissime, andiamo in avanti, espirando, appoggio le mani a terra. E potete rimanere in questa posizione, quindi con il busto allungato e le mani a terra, testa rilassata, oppure se ve la sentite portate le mani dietro e andate giù. Potete appoggiare la testa a terra senza però piegare le gambe, senza perdere le gambe. Se non è necessario arrivare con la testa a terra, possiamo rimanere anche così, l'importante è avere le gambe forti. Respirate. Ok, poi ritorniamo con il busto su e facciamo un piccolo saltino per chiudere. E da qui ci portiamo a sedere sui talloni. È volato il tempo. Ok, adesso rimaniamo in questa posizione se non avete fastidio alle ginocchia, se non avete fastidio al collo del piede, altrimenti una variante potrebbe essere di mettere un supporto, un cuscino, una coperta, in modo da sollevare il bacino. Se ancora vi dà fastidio, vi mettete semplicemente con le gambe incrociate, ok? Bene, a questo punto portiamo da qui il braccio destro sopra il sinistro, lo incrociamo in questo modo e andiamo, mi avvicino così vedete meglio, da qui incrociamo e andiamo a prenderci le mani in questo modo, vedete? Se non ce la facciamo, possiamo rimanere così, va bene? O quello che riuscite a fare, d'accordo? Quindi, braccio destro sopra il sinistro, vado ad incrociare le mani in Garudasana. Adesso, a questo punto, da qui, in qualunque posizione siate, anche se avete le mani aperte, non ce la fate a prendervi, non importa, da qui inspiro, sollevo i gomiti e allontano le mani dal viso, espiro, rilascio. E di nuovo, inspiro, allontano i gomiti, le mani dal viso e alzo i gomiti. E rilascio. E l'ultima volta, inspiro e all'espiro sciogliamo le braccia. Bene, dall'altra parte io mi giro così, almeno vedete meglio l'incrocio delle braccia. Braccio sinistro sopra al destro. Andiamo di nuovo a prenderci le mani in Garudasana e di nuovo da qui inspiro, sollevo i gomiti, allontano le mani dal viso
con l'espiro rilascio. Sentite come si allargano le scapole dietro? Come si allungano, come si stirano. E rilascio. E di nuovo, inspiro. E adesso con l'espiro, rilascio le braccia. Bene, andiamo a metterci seduti. Torniamo nella nostra posizione seduta, comoda, gambe incrociate. Potete a questo punto anche usare il vostro supporto, copertina, cuscino. Allunghiamo bene la schiena verso l'alto. E da qui inspiro, porto le braccia verso l'alto. E con l'espiro ruoto il busto verso destra portando la mano di sinistra sul ginocchio di destra e la mano destra dietro. E ad ogni espiro provo a ruotare un po' di più fino a raggiungere il mio punto limite. Ognuno di noi deve sapere qual è il proprio punto limite, senza esagerare, senza andare oltre. E rimanete nella torsione e respirate. La mano dietro non la tenete lontana da voi, perché questo vi fa andare con la schiena indietro. Cercate di tenerla il più vicino possibile al vostro bacino, in modo che vi aiuta a tenere la schiena su dritta, ok? Vedete, se io la allontano vado indietro. Ok, aumento un po' la posizione e poi ritorno su con le mani verso l'alto ed espirando ruoto verso sinistra. Questa mano deve fare leva per ruotare. Le braccia servono, si lavorano in questa posizione. Respirare. Ok, aumentiamo un po' la posizione e lentamente torniamo al centro. Ok, da qui adesso camminiamo con le mani in avanti e ci allunghiamo bene in avanti. Rimanete qualche respiro, sentite bene l'allungamento di tutta la parte posteriore della schiena. Cercate di mantenere il bacino ben attaccato a terra. Ok. Piano piano torniamo, cambiamo incrocio delle gambe. Probabilmente sentirete un incrocio un po' più strano, perché siamo abituati sempre a fare lo stesso incrocio. Quindi quando andiamo a cambiare ci sembra strano, diverso, vero? E di nuovo, camminiamo in avanti e riallunghiamo bene. Delle gambe e ci ritroviamo nella nostra posizione comoda seduta. Ci accomodiamo bene, appoggiamo le mani sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi e rimaniamo semplicemente in ascolto del nostro corpo.
cerchiamo di percepire le sensazioni che questa pratica ci ha lasciato. Proviamo, se ci ricordiamo come stavamo all'inizio della pratica, a mettere a confronto come ci sentiamo adesso. Portate l'attenzione anche al vostro respiro e provate a percepire le qualità del vostro respiro adesso, a fine di questa pratica. Sentite l'aria che entra ed esce dalle narici in maniera fluida. E con queste sensazioni sentite, ci prepariamo a lasciare questa pratica con le nostre tre respirazioni. Quindi inspiro, sollevo le braccia sopra la testa, espiro, unisco i dorsi delle mani davanti a me e butto fuori tutta l'aria. Ancora inspiro, ultima volta inspiro, uniamo i palmi in Anjali Mudra, portiamo le mani davanti al cuore e Namaste. Grazie mille. Ok, anche per oggi abbiamo finito e niente, sì, o se avete domande o volete chiedermi qualcosa, fatelo tranquillamente. Io non ve l'ho mai detto, ma purtroppo non avendo molta interazione, io non so dall'altra parte cosa state facendo, come vi trovate, eccetera. Quindi se avete bisogno di chiedere o di qualsiasi cosa, fate pure, io sono qua, ok? Vi auguro un buon proseguimento di giornata e buon fine settimana. Ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.